Chiariamo subito una cosa. Non è cambiando residenza o diventando irreperibili che si evitano le condanne giudiziali e i pignoramenti. Difatti, la legge prevede che le notifiche nei confronti di chi fa il furbetto e non si fa trovare da postini o ufficiali giudiziari si perfezionano ugualmente con il deposito dell'atto all'ufficio postale o al comune. Lì rimane 30 giorni se si tratta di una semplice raccomandata, oppure 6 mesi se si tratta di atti giudiziari. Durante questo tempo potete andare a ritirare il plico, ma se non lo fate, alla scadenza l'atto viene restituito al mittente con la dicitura compiuta giacenza. A questo punto non ha senso fare lo struzzo e non aprire al postino, ma ciononostante c'è sempre chi non vuole seccatori che bussino alla porta o possano conoscere il proprio numero di telefono. Proprio a queste persone è dedicato questo video. Cercheremo di comprendere, se mai fosse possibile, come diventare irreperibili e nascondere la propria residenza. Siete tutti pronti? Allora, sigla! La legge. Il primo aspetto da analizzare è se sia possibile indicare in comune una residenza diversa da quella effettiva. In pratica, si può dare all'ufficio anagrafe un indirizzo di un parente, di un amico o di un'abitazione dove non si vive più o dove non si è mai stati? In teoria no, ma nella pratica succede spesso. Vediamo perché. La legge impone a ciascun cittadino di rendersi reperibile, è un obbligo. Questo significa che la residenza anagrafica deve per forza corrispondere con la dimora abituale, dove cioè il soggetto di solito dorme e mangia. Solo nel caso di temporanea assenza, ad esempio un trasferimento di qualche mese per lavoro o per il periodo estivo, non è necessario cambiare residenza. Quindi non puoi dare al comune un indirizzo di residenza diverso da quello effettivo, ove cioè vivi. Se lo dovessi fare, l'amministrazione potrebbe negarti il cambio di residenza. E chi è senza dimora perché non ha una casa? Beh, potrebbe fissare come propria residenza una piazza, una panchina o magari un ponte. Alcuni comuni indicano dei precisi luoghi per i soggetti senza fissa dimora. Nella pratica però è ben possibile e succede spesso nascondere la residenza. Ciò avviene quando chi cambia indirizzo non comunica quello nuovo al comune. Pensate al caso di un inquilino in affitto che è residente per molti anni in un edificio, nel momento in cui si sposta altrove non fa la comunicazione all'ufficio anagrafe. Negli elenchi pubblici resta registrato all'indirizzo vecchio. A quel punto è chiaro che se dovesse arrivare un postino all'ufficiale giudiziario per effettuargli una notifica, non troverebbe nessuno e dovrebbe dichiarare l'irreperibilità del destinatario. Prima di ciò l'ufficiale giudiziario comunque è tenuto a svolgere sommarie indagini. Non credere che intervenga la polizia o i carabinieri. L'ufficiale giudiziario si limita solo a chiedere ai vicini di casa se sanno dove ti sei trasferito e se non può ricavare in alcun modo notizie utili, deposita la busta da notificare al comune ove resta a tua disposizione, come ti dicevo, per 6 mesi. Il punto è che dopo 10 giorni dal deposito nella casa comunale la notifica si intende per legge eseguita ugualmente e quindi anche correttamente, il che va a tuo discapito visto che non sei stato nelle condizioni di verificare cosa conteneva la raccomandata e non ti puoi difendere. Ecco perché rendersi irreperibili non conviene. Gli atti, le procedure e le azioni giudiziarie producono ugualmente i loro effetti con o senza di te. Il metodo più facile e sicuro per nascondere la propria residenza è farsi cancellare dai registri anagrafici per irreperibilità. La cancellazione per irreperibilità avviene a cura del comune quando una persona non abita più nella dimora abituale dichiarata all'anagrafe della popolazione. Il procedimento, che comunque è grave ed eccezionale, viene messo in atto solo a seguito di numerosi tentativi di ricerca della persona e di una serie di indagini. Se l'interessato non si fa più trovare presso l'indirizzo e questa situazione perdura nel tempo, l'amministrazione può disporne la cancellazione. La notizia dell'abbandono o del presunto abbandono deve pervenire all'ufficio dell'anagrafe dal proprietario dell'abitazione ove questa persona era in affitto o magari da un altro pubblico ufficiale, pensate al postino che tenta più volte di consegnare le raccomandate o all'ufficiale giudiziario che provi a notificare degli atti o magari al messo comunale che cerca di consegnare delle multe. Non solo, la segnalazione può derivare anche da una società che gestisce servizi pubblici come Poste Italiane, Enel e così via, ed anche da un privato. Attenzione però, con la cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità si perde anche il diritto al voto o ad ottenere certificazioni anagrafiche o i documenti di riconoscimento come la carta d'identità e la patente, nonché anche la tessera sanitaria e quindi l'assistenza sanitaria.
Un altro modo per rendersi irreperibili è quello di togliere il proprio nome dalle targhette sul citofono e dalla porta di casa. È un tuo diritto restare anonimo. Nel condominio l'amministratore possono importi il contrario. Hai solo l'obbligo di fornire all'amministratore le tue generalità ai fini della compilazione dell'anagrafe condominiale e se non lo fai l'amministratore otterrà i tuoi dati dagli uffici pubblici ponendo a tuo carico le spese della ricerca. In ogni caso, se togli il tuo nome dal citofono è verosimile che il postino, l'ufficiale giudiziario possa chiedere ugualmente informazioni ai vicini di casa e così procedere ugualmente alla notifica. Sapevi che esiste un decreto ministeriale che regola il posizionamento e l'utilizzo delle cosiddette buche delle lettere? Si tratta in particolare di un decreto ministeriale del 9 aprile 2001, successivamente modificato nel 2008. Questo decreto stabilisce testualmente che le cassette devono recare ben visibile l'indicazione del nome dell'intestatario e di chi ne fa uso. Quindi, alla domanda se è obbligatorio mettere il proprio nome sulla cassetta della posta, dobbiamo dare risposta positiva. Tuttavia, ed è questa la particolarità, non è prevista alcuna sanzione in caso di violazione. Questo significa che chi toglie il proprio nome dalla buca delle lettere non rischia nulla, né rientra tra i compiti dell'amministratore di condominio far rispettare la legge o la normativa in questione. Questo significa che se togli il tuo nome dalla cassetta, l'amministratore non può né multarti né provvedere in tua sostituzione a rimettere la targhetta. Immaginiamo ora che il postino, dopo tanti anni che ha sempre messo le lettere nella tua cassetta, pur non vedendo più il tuo nome, continui a farlo, presumendo che si tratti sempre della tua buca. Le notifiche così effettuate sono valide? Secondo la Cassazione sì. La Cassazione ha infatti detto che è legittima la notifica di un atto effettuata nella cassetta della corrispondenza presso la residenza di un soggetto anche se manca su di essa l'indicazione del nome e del cognome. Quindi per rendersi irreperibili non basta togliere il nome dalla buca delle lettere. È molto facile sapere dove abita una persona se questa non si rende irreperibile. Ciascun cittadino infatti ha la possibilità di consultare i registri dell'anagrafe comunale senza dover motivare o giustificare la richiesta e senza l'intervento dell'avvocato. Di questa ricerca l'interessato non verrà messo al corrente. Se hai trasferito la tua residenza in un altro comune, l'ufficio dirà al richiedente che sei emigrato, indicando anche la città in cui sei andato a vivere. Presso quel comune poi verranno date informazioni aggiuntive sulla via e sul numero civico. Ciò però succede sempre che tu abbia registrato la nuova residenza. Come ti ho detto prima, non è raro invece che si cambi abitazione senza però comunicarlo al comune. Questo determinerà le notifiche al vecchio indirizzo, notifiche che si riterranno comunque valide. Ah, di un'ultima cosa voglio avvisarvi. Dare un indirizzo di residenza falso costituisce reato. Reato di falso in atto pubblico, perché l'ufficio dell'anagrafe è un atto pubblico, quindi state mentendo a un pubblico ufficiale. Diversamente, non è reato non aggiornare l'anagrafe. Quindi, se siete effettivamente residenti in un luogo e poi vi spostate ma non lo comunicate all'anagrafe, in questo caso non commettete reato. Oltre alla residenza non esistono altri metodi ufficiali per sapere dove abita una persona. Difatti c'è la possibilità di fare dei controlli online, ad esempio dal profilo Facebook, da un curriculum reperito online, dall'elenco del telefono o dai dati presenti su altri social network come LinkedIn. Tuttavia queste informazioni non hanno carattere di ufficialità e non valgono ai fini legali. Questo significa che se anche un giudice dovesse sospettare che hai la residenza in un determinato comune perché dalle foto che hai pubblicato su Instagram sei spesso in quel luogo, non potrebbe ritenere questo dato attendibile. Né è possibile dal codice fiscale o dalla tessera sanitaria risalire alla residenza di una persona. La polizia potrebbe però eseguire delle indagini più approfondite. Ad esempio, se hai concluso un contratto di affitto registrato, un mutuo o un altro finanziamento, un contratto di lavoro subordinato, hai emesso una fattura oppure hai effettuato un acquisto con partita IVA, questi dati finiscono negli archivi dell'Agenzia delle Entrate e tramite questi è possibile risalire finalmente alla residenza effettiva del contribuente. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale, questa è la vera legge.